Ciao ciao amici, buongiorno! Siamo a Bologna per la fiera del libro, del libro per ragazzi e sono arrivata, sono ancora un po' assonnata perché ci siamo svegliati presto questa mattina, però ci apprestiamo ad entrare, anzi a fare i biglietti per entrare e visitare la fiera. Come sempre si tratta di un mio video collage, quindi vedrete foto, filmati, gag, dietro le quinte, un po' di tutto. Mi raccomando, seguitemi. Ciao amici, ciao ciao! Sto registrando il primo video della giornata. Siamo nella Batmobile del signor Plumian. Eccola la guida della sua Batmobile. Dietro abbiamo Anita Bo. Ciao amici, ciao! Stiamo andando a prendere il signor Book. Allora, Anita, ci dica che ore sono. Lo vedo, ragazzi, sono le 5.51. Siete pronti per questa nuova avventura? Eccolo Fabio! Bene. Ciao. Anita, come ti senti? Mi sento molto colpa, ma non vedo l'ora di arrivare, perché questo viaggio durerà all'infinito. E quindi la prospettiva di stare in treno all'infinito, non credo. Siamo molto allegri. Ok. Dai, riprendiamo la Cecilia. Cecilia, riuscirò a tenere la mano ferma oggi? Sì. Miei cari book lovers, sono qui presso lo stand della De Agostini in compagnia di una giovanissima autrice, Erika Bertelegni, che adesso risponderà ad alcune nostre domande. Quindi ci ha concesso una intervista per il nostro blog, noi ne siamo onorati, quindi grazie Erika. Innanzitutto mi piacerebbe che tu ti presentassi ai lettori del mio blog per farti conoscere, per far sapere chi è Erika Bertelegni. Beh, ciao a tutti. Ho 15 anni e mezzo, frequento la quinta ginnasio al liceo classico, scrivo perché mi piace scrivere e amo anche la lettura. Mi piace suonare, anche nuotare, però la mia più grande passione è appunto quella di scrivere, di mettere per iscritto i miei pensieri. Abbiamo quindi una personalità molto versatile, molto eclettica. Entriamo subito nel vivo di questa intervista e quindi parliamo dei tuoi scritti, dei tuoi romanzi. Vorrei sapere come nasce la tua passione per la scrittura, qual è la molla che ti spinge a raccontare i tuoi mondi interiori, i tuoi mondi di carta e di inchiostro e poi a farli visitare anche ai tuoi lettori. Beh, l'amore per la scrittura è nato innanzitutto da un grande amore per la lettura. Ho sempre visto tanti libri in casa e quando avevo 8 anni mi sono fatta regalare Harry Potter e da allora non ho più smesso di leggere. È nata così il mio amore per la lettura. E andando avanti ho sempre iniziato a pensare chissà come sarebbe mettere per iscritto le mie idee. Però la molla l'ha fatta scattare la città di Roma quando avevo 12 anni e l'ho vista per la prima volta. Mi sono completamente innamorata della città e tornata a casa ho sentito il bisogno per la prima volta di mettere veramente per iscritto l'idea che mi era venuta proprio andando a Roma su 100 incanti.
e quindi sono tornata a casa ed è iniziato così tutto. E sappiamo bene che il percorso per una scrittrice di stesura di un romanzo non è semplice, incontra anche alcuni ostacoli, alcune difficoltà. Quali sono state le tue, per esempio, per la stesura di Cento Incanti? Beh, Cento Incanti mi è nato molto naturale, perché comunque l'ho iniziato a scrivere nell'estate, dalla seconda alla terza media, l'ho scritto interamente, dopo l'ho revisionato nei mesi successivi, ho avuto pochi periodi di stallo, comunque più che altro di riflessione per riuscire a raggruppare le idee per come proseguire la storia, mentre ho impiegato più tempo a scrivere Fra le stelle e il cielo, che ci ha messo circa un anno, dove io ho passato anche alcuni mesi cercando di riflettere su come proseguire. I tuoi romanzi sono più o meno trattano, comunque rispondono a quel genere di letteratura dedicata ai ragazzi, ai più giovani. Lo fai perché ti senti vicina a quel mondo, vista la giovane età, oppure per la voglia di lasciare un messaggio, un insegnamento, o perché ti senti a casa in quel genere letterario? Dici un po'. Beh, innanzitutto perché essendo comunque giovane non riuscirei a scrivere per adulti, perché comunque sono ancora in un'età in cui mi viene naturale scrivere per ragazzi. Più che altro è per questo motivo. Dopo, andando avanti, si vedrà, deciderò. Per adesso mi piace così. E hai dei riti particolari quando devi scrivere, non so, degli amuleti, oppure fai pratiche magiche? Adesso si scherza, però qualcosa di tuo che ti aiuta, ti predispone alla scrittura, prepara il terreno per ciò che poi creerai? Questo no, però mi piace ascoltare la musica quando scrivo, perché è molto importante e mi aiuta a trasformare le mie idee in parole. Molto importante. Beh, è una cosa che è una compagna, la musica, che so essere di altri molti scrittori, molti altri autori la utilizzano. Adesso domanda curiosa. Dall'aspirare a diventare una scrittrice a poi ad esserlo realmente, a realizzare questo sogno, cosa cambia? Sicuramente la tua vita è diventata più impegnata, più frenetica, oppure è rimasta la stessa? Beh, scrittrice è una parola che sento ancora grande, perché comunque ho tanto da imparare e sento che comunque devo ancora lavorare, sempre migliorare il mio modo comunque di scrivere. Però la vita non è cambiata, sì, faccio degli incontri, interviste, però più che altro è cambiata dentro di me, perché il rapporto con le altre persone è rimasto sempre lo stesso. E adesso in cantiere che cosa c'è? Se puoi darci qualche anteprima, qualche anticipazione. No, preferisco non dare anticipazioni. Comunque sto lavorando a qualcos'altro. Bene, bene, quindi attenderemo news. Vuoi ricordare ai nostri lettori qualche tuo contatto? Hai una pagina Facebook dove... Non ho contatti né Facebook né altri, neanche un blog, quindi... Non neanche un sito ufficiale, no, però sul sito della Diagostini è possibile ottenere tutte le informazioni che riguardano le opere di Erika Bertelegni. Bene amici, io direi che la nostra intervista si conclude qui. Ringrazio ancora una volta Erika per averci concesso un po' del suo tempo e restate in contatto, perché io comunque ho in lettura il romanzo di Erika e quindi molto presto potrete trovare anche una mia migliore recensione e potrete avere il mio parere riguardo al suo scritto. Ciao ciao amici, ciao!